Valerio Mancini, autore del libro insieme a Parayes, Domenech e Postiglione. Allora, il discorso sul calcio, politica e potere. Da cosa nasce questo libro? Come vi è venuta in mente l'idea? Ok, scriviamo questo libro calcio, potere e geopolitica. Allora, calcio, politica e potere. Grazie, no, perché la confusione c'è, perché il primo libro si chiama Calcio e Geopolitica, è un progetto che nasce dalla passione che tutti e tre abbiamo per lo sport, il calcio in particolare, e per la geopolitica. Siamo tutti e tre docenti, analisti politici, io insegno geopolitica a Firenze e sono un grande amante della geopolitica. Abbiamo cercato di capire, riunendoci come tre amici si possono riunire in un bar, di mettere insieme quelle che erano tutte le dinamiche geopolitiche legate ad esempio allo Shakhtar di Donetsk, o alla Superlega, o allo Sheriff Tiraspol, o a Shaqiri che gioca per la Svizzera ma mette in campo l'Aquila albanese perché è kosovaro. Tanti elementi che molti non capivano, ma che spiegati con il sottile interesse, ovviamente sottile in modo ironico, per il calcio, sono molto più facili da spiegare. Quindi la geopolitica, le dinamiche geopolitiche e geoeconomiche mondiali spiegate attraverso questo strumento di soft power che è il calcio, che oggi l'abbiamo visto con l'Arabia Saudita, ma l'abbiamo visto nel 94 con il mondiale degli Stati Uniti, lo vedremo con i prossimi mondiali Stati Uniti, Canada e Messico. E noi, per concludere, chiediamo sempre i trend futuri del calcio. Quali sono, quale squadra ha vinto 4 mondiali di calcio? Tutti ci dicono sempre l'Italia, ma anche gli Stati Uniti ha vinto 4 mondiali di calcio, però il calcio femminile. Altro trend che nel libro analizziamo molto attentamente e che ci proietta verso il prossimo mondiale 2026, che sarà molto legato al calcio femminile anche. Avete, durante la presentazione del libro, considerato la Super League come non una cosa per forza negativa, però effettivamente come si sposa con il calcio di provincia una realtà di questo tipo qualora dovesse prendere piede? Allora, la Super Lega ne parliamo apertamente nel libro e ampiamente. Parliamo del fatto che la Super Lega, o meglio Lega Paneuropea, può essere un'alternativa a quello che è il calcio di oggi, che comunque è in mano a grandi gruppi, come abbiamo spiegato oggi durante la presentazione, a grandi gruppi economici. Tra questi c'è il City Group, che è proprietario di tante squadre, la più famosa è il Manchester City. E il modello della Superlega è un modello che in qualche modo porta avanti i valori europei, come ad esempio l'integrità, e le differenze di genere, il financial fair play, e quindi può essere un'alternativa a quelle che comunque sono delle leghe internazionali, che però non hanno base in Europa, in quella che noi conosciamo come Unione Europea. Infatti abbiamo l'esempio della English Premier League, che è una lega comunque già considerabile super, quindi Superlega. Abbiamo l'esempio della UEFA Champions League, della UEFA Europa League, della UEFA Conference League, che sono delle leghe molto internazionali, molto legate al dio denaro, se così lo vogliamo chiamare, e soprattutto però non hanno una base europea, perché la Svizzera non è un paese dell'Unione Europea, sono basate in Svizzera e in qualche modo sono un'alternativa oggi, l'unica che abbiamo, a questo modello calcistico. Il problema è che l'alternativa è stata creata, la Superlega è un'alternativa che rompe gli schemi. A mio parere la Superlega ha aiutato a rompere questi schemi, ovvero il modello calcistico legato all'Europa non necessariamente deve essere svenduto ai grandi poteri economici, tra cui ovviamente gli arabi, ma non sono soltanto gli arabi, abbiamo visto il caso della Cina, il caso degli Stati Uniti, le grandi imperi internazionali che mettono al centro soltanto il denaro e non i valori dello sport. Quindi la Superlega è un'alternativa. La Corte di Giustizia Europea, grazie alla Superlega, si è detta contraria ai monopoli del calcio, l'ha fatto già per altri sport, ma per il calcio ovviamente è stato più difficile per gli interessi economici che ci girano attorno, e quindi la Superlega è una alternativa che può essere sicuramente rimodellata, rivista e rimodulata, ma che sicuramente può far bene al mondo del calcio. Io in questo momento vedo le difficoltà in generale per le squadre minori, quindi per il calcio di provincia, a prescindere dalla Superlega. L'Aquila è un esempio da seguire, un esempio che sicuramente può proiettarsi verso un'alternativa che non è soltanto legata ai grandi patroni internazionali o nazionali che prendono il calcio e per i loro interessi e poi lo buttano via perché non gli interessano più. Però c'è, cioè, il discorso che la Super League era stata creata anche da Juventus, Real Madrid, Barcellona, era stata ideata dalle grandi squadre, perché comunque sappiamo fortemente indebitate, no? Quindi alla ricerca di fondi. Infatti c'era la JP Morgan che avrebbe finanziato corposamente questo progetto. E la sensazione, e lo vediamo anche con per esempio Al-Khelaifi al Paris Saint Germain, oppure il fondo PIF che ha preso il Newcastle, comunque l'arrivo di questi fondi, quindi di questi grossi capitali, vanno a drogare il mercato, fanno lievitare i costi, e quindi per le squadre medio-piccole diventa questo comporterebbe un vero contraccolpo.
Sì, certamente, infatti la Superlega, come hai ben detto, è stata fino alla fine promossa da tre squadre. Io dico sempre che sì, però attenzione, sono tre squadre che sicuramente sono ancora gestite da proprietà europee, ok? Il caso del Real Madrid con Florentino Perez, che ci piaccia o no, è uno dei pochi europei che ancora gestisce una grandissima squadra che comunque continua a vincere. Quando parlo di europei io non sono contro tutto ciò che è extraeuropeo, assolutamente, però la difesa dei valori europei per un brand come quello del calcio, che in qualche modo è attaccato economicamente dai BRICS, no? Che sono i paesi di nuovi sviluppi economici, tra cui in particolare Cina, India, e ai nuovi BRICS ci aggiungiamo Qatar e Arabia Saudita, che sicuramente non vedono nel calcio il valore sportivo, vedono soltanto il valore economico. Questo valore economico, quindi, la Superlega dà un'alternativa. È vero dell'indebitamento della Juventus e delle altre squadre che hanno trovato un'alternativa in una sponsorizzazione da parte di un grande gruppo che si chiama JP Morgan, ma in questo momento, a mio parere, l'unica alternativa che si può avere al calcio finanziato che abbiamo visto quest'estate con l'ultimo calciomercato dai gruppi arabi e dalla Arabian Super League, dove addirittura devono giocare di notte perché fanno 50 gradi, dove addirittura alcuni giocatori preferiscono vivere a Dubai perché vivere in Arabia Saudita è molto complesso, beh, l'alternativa ci può essere, si chiama Lega Paneuropea, si chiama Superlega, chiamiamola come ci pare, ma sicuramente creare un'alternativa basata e centrata sui valori europei può essere positivo, perché altrimenti il calcio verrà svenduto, così come è accaduto per tanti altri sport, così come è accaduto per il mondo del basket, che in qualche modo è stata inglobato nell'NBA, però l'NBA, gli americani se la sono tenuta, non l'hanno venduta a nessuna perché l'hanno protetta nel loro paese.